quello che sarà l'optimum è andare a tamponare tutti i soggetti al minimo esordio della sintomatologia. Non possiamo naturalmente tamponare 60 milioni di abitanti tutti i giorni in maniera ripetuta, perché il tampone è una misura diciamo puntuale della viremia, e quindi noi dobbiamo mirare alle possibilità che noi abbiamo, che sono sostanzialmente quelle di tamponare tutti coloro all'esordio anche iniziale, in maniera tale che possano essere identificati precocemente, e tamponi farli anche dopo la guarigione clinica. Questo ovviamente viene fatto quando il paziente decorre con la sua patologia in ospedale, non è stato fatto praticamente quasi mai a casa, e questo ha determinato il ritorno in società, il ritorno in famiglia, il ritorno molto spesso ai luoghi di lavoro di soggetti che apparentemente stavano bene, ma che in realtà erano viremici e quindi infetti. Ma soprattutto la tamponatura nei confronti dei positivi non ha possibilità di essere in qualche modo strumentale alla limitazione dei focolai epidemici, che pure ci saranno, nel momento in cui non viene tracciato tecnologicamente, quali appunto degli strumenti come le app raccordate però al sistema sanitario, che consentano, l'esempio tipico è questo, nel momento in cui io individuo un soggetto infetto, positivo, contagioso, di tracciarne il telefonino, e naturalmente dal telefonino con una tecnologia Bluetooth a bassa intensità, quindi non invasiva e non lesiva della privacy, risalire alle persone che sono state in contatto stretto, quindi presumibilmente a una distanza inferiore del metro o comunque con un tempo superiore ai 15 minuti nei confronti di questa persona, andarle a rintracciare e indurne un autoisolamento che consente l'immediata identificazione. Ci sono fortissime evidenze scientifiche che tutti i paesi che hanno fatto questo all'inizio dell'epidemia l'hanno praticamente bloccata. L'app è uno strumento, l'importante è la sua corretta utilizzazione. Nel momento in cui lo strumento viene utilizzato bene, ha una straordinaria potenzialità.